Sì, è tutto pronto, stanno per arrivare. Abbiamo visto arrivare la vedova del caposcorta del giudice Falcone, Tina Montinaro. Io voglio ricordare questo instancabile impegno di Tina Montinaro nelle scuole, a contatto con i bambini, con gli studenti, perché la memoria è qualcosa di attivo, ne parlavate in studio, è qualcosa di vivo, qualcosa appunto che deve essere trasmessa, che deve essere in qualche modo portato a tutti anche in questo modo. Tra l'altro questo giardino è curato ogni anno da tantissimi volontari. Oggi si popolerà dei bambini, dei più piccoli, quelli appunto a cui va trasmessa questa memoria. Sta per arrivare, lo dicevamo, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese con il capo della Polizia, il prefetto Lamberto Giannini. Ci sarà tra pochissimo, poco meno di 5 minuti, l'omaggio delle istituzioni. Comincerà così la commemorazione di questi 30 anni. Da un luogo così simbolico, questo tratto di autostrada, l'attacco sferrato da Cosa Nostra alle istituzioni, allo Stato. Un luogo che oggi è diventato appunto di riscatto, di memoria. Isabella. Sì, Giovanna, vediamo il capo della polizia, Lamberto Giannini, lì pronto con gli altri rappresentanti delle forze dell'ordine e attendono la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Torniamo, ecco, teniamo le immagini fisse per mostrare quello che sta accadendo. Abbiamo visto quell'asfalto divelto, distrutto, sbriciolato 30 anni fa. Oggi quell'asfalto c'è di nuovo e lì c'è la vita. C'è un giardino che tiene viva la memoria di chi lì ha perso la vita, ci sono i bambini delle scuole, come dicevi Giovanna, ci sono ora i rappresentanti dello Stato che portano il loro omaggio. Quella in fondo è la stele di mattoni rossi che porta incisi i nomi di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Un'autostrada che appunto non esisteva più 30 anni fa e come sempre in questi casi c'è questo, Maria Grazia, anche questo contrasto delle immagini, però come dicevi tu, se oggi siamo qui a raccontarle, a raccontare tutto questo, siamo qui a raccontare anche dell'eredità di Falcone e Borsellino, vuol dire che lo Stato ha vinto e si è rialzato. Si è rialzato e spetta a noi essere testimoni di questa memoria. I cronisti sono testimoni dei fatti che vivono e che toccano con mano e bisogna raccontarli correttamente tenendo metaforicamente delle lampade in mano, la luce dell'attenzione, della memoria e del racconto che non ci deve stancare mai. Ecco la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Giovanna. Sì, la vediamo arrivare, dirigersi verso la stele sulla quale sono impressi i nomi del giudice Falcone, della moglie Morvillo e gli agenti di scorta Montinaro, Dicillo, Schifani. Il saluto con il capo della polizia, Giannini, prefetto Giannini. Adesso si avvicineranno con la corona di alloro e quello sarà l'inizio di queste commemorazioni, di questi 30 anni, la strage di Capaci. Il saluto. Ascoltiamo. Non vedo niente.
Picchetto, fian! Tina Montinaro, la vedova di Antonio Montinaro, il capo scorta di Giovanni Falcone alla guida della quarto Savona 15, l'auto che è diventata anche il simbolo della lotta alla mafia, quell'auto che viene portata ed esposta in giro per l'Italia, mostra quella ferocia della mafia e però è rimasta lì a ricordarcelo che lo Stato ha vinto. Abbiamo visto l'omaggio, la musica, il silenzio. Lì dove 30 anni fa un boato sconvolse e distrusse quell'autostrada. Torniamo ancora da Giovanna Cucè. Giovanna. Sì. Il silenzio, dicevi bene, lì dove quel boato ha sconvolto le vite di tutti, e però anche, come dicevamo, quel silenzio che impone nel contempo il dovere della memoria, la lotta contro la mafia e quella memoria, come dicevamo, viva, attiva, che viene costantemente trasmessa alle giovani generazioni, ed è quel riscatto che è partito quel giorno da qui e che continuerà oggi anche grazie ai più piccoli, gli studenti, a quel lavoro che quotidianamente svolge Tina Montinaro e tutte le altre mogli, la Fondazione Falcone, nell'impegno appunto contro la mafia.